Ed eccoci qui con il mio amico Paolo Mellucci. Ciao Sandro, ciao. Beh, è un piacere. Intanto grazie di avermi ospitato in questa magnifica car. Bellissima questa cosa. Negli studi televisivi del nostro maestro Scapicchio. Beh, è un onore per me. Paolo, è un onore per me. Sì. Allora, Paolo, diciamo che di tutti gli amici che sto ospitando, è quello forse che conosco da meno tempo, però... Quando c'è un feeling, nasce un feeling, non voglio parlare di una certa unione perché della nostra fede, quella lasciamola stare, da parte. Però ci siamo subito, noi ci siamo incontrati in una trasmissione del nostro amico Francesco Scarcelli che tra qualche puntata avrò qui come ospite ed è nata subito un'amicizia, una simpatia. Però a parte questo, insomma, sono tutti amici quelli che io ospito qui sulla Scapicchio Car. Ma Paolo è un regista, è un attore. Vi accorgerete che è anche un grande amante della musica. Insomma, voi pensate soltanto che stamattina ha fatto una trasmissione radiofonica. Nel pomeriggio prima di venire qui ha fatto dei provini per un nuovo spettacolo. Ecco, pensate quante cose fa questo signore. Ma quanti anni so che fai? Guarda, correva l'anno 1977 quando ho messo il mio primo piede sul palcoscenico. Aspetta, 77? Ma non andava sta canzone qui? Ti amo. Io ti amo e chiedo perdono, dammi la forza, un guerriero di carta igienica, ti amo, dai solo ti amo, io ti senti, amo. Senti, io continuo. La stavo accompagnando tipo Casadei. Casadei in grande. Beh, stai scherzando. Senti, era il 77 mi sa questa canzone. Comunque correvano quegli anni lì. Se probabilmente... Tu hai cominciato a fare. Ti sei appassionato? Sì, io per la prima volta ho messo il piede su un palcoscenico quando avevo 14 anni, Sandro. Andavo a fare le prove con una vespetta bianca a Lungotevere e lì è cominciato tutta la mia passione. Non si è mai fermato. Senti, quante regie hai firmato? 89 regie teatrali ho sulle spalle, 16 regie di spettacoli dal vivo, e per non parlare di quelle che sono poi proprio negli anni 80 iniziava la radio, l'FM, insomma, e io fui uno dei precursori perché mi comprai da GB Elettronica un piccolo congegno e trasmettevo solamente sulla mia via, insomma, dove stavo. Bellissima, quindi, sono cose bellissime. E facevamo le telefonate mettendo il telefono vicino alla cassa e facevamo indovinare alle persone che rispondevano al telefono con l'elenco telefonico scelto di quella via, no? Della via dove stavo. E iniziò così anche la mia passione radiofonica, che poi ho portato ad affiancare tantissimi professionisti, facendo per esempio Talk Radio Voci della Notte insieme a Michele Plastino, per dirti, abbiamo fatto insieme. Poi ho fatto, appunto, ho lavorato tantissimo con Francesco e io, insomma. Cioè, ma hai capito io quanti amici, che amici che ho, cioè quante cose fanno? Senti, io, vabbè, purtroppo hai visto che siamo ancora qui. Oggi c'è pure evento. Ti ho voluto dare un bacetto, ma non. Guarda, non si può fare. Dopo ci rimettiamo in mano. No, si può fare perché c'è questo qui. Comunque, a parte questo, senti, invece appunto sinteticamente, però in radio cosa stai facendo? Perché poi tu c'è questo gruppo di i comici di Book, i comici di amici. Book, comici posso di... salutare uno in particolare, no? Il mio amico Mattia. Ciao, Cirelli, Mattia. Un grande amico. Uno dei tanti che fa parte, sì, di io Book. Mi permetto di saluto tutti gli altri, però Mattia è un amico, quindi di questo contraccambio anch'io. Guarda, è una trasmissione molto divertente, si chiama Book Soccer, quindi prende in giro il mondo del calcio, un po' una forma di Jalappas. Vogliamo fare un po' la Jalappas, ma lo facciamo a modo nostro attraverso tantissimi interventi proprio dei comici di Book. Parliamo di calcio in modo divertente per rendere un po' questo sport un po' più ridicolo, perché spesso si prende troppo sul serio. E abbiamo anche noi modo di invitare tantissimi amici, proprio nell'ultimo quarto d'ora, tantissimi artisti amici, sono da cui è stato ospite nostro ospite su, appunto, la radio, e non è la radio, una radio web, ormai siamo molto propensi ad ascoltare il web, la radio web come la TV web. Poi scusa, a parte adesso le nostre passioni, io ho sempre pensato che il calcio è un po' una metafora della vita, quindi poi alla fine sì, non va presa troppo sul serio, però poi ci sono delle cose che sono molto associate e associabili al calcio e alla vita, insomma. Sì, questo hai perfettamente ragione. Per esempio, una delle cose associabili al calcio, per esempio, è proprio il teatro, no? Perché c'è un allenatore, quindi un regista che gestisce anche uno spogliatoio. Come per esempio nella musica, ho sempre pensato che in un gruppo il batterista ha la stessa pazzia del portiere.
Sì, pensaci, perché è istrionico. Piselli è istrionico. Sempre in un gruppo, è sempre il pazzo, ma come in una squadra di calcio il pazzo è... Come? Il portiere, sempre senti, stato il portiere. Siccome io, tu puoi testimoniare che tutto quello che noi facciamo è abbraccio, buona la prima, assolutamente, se sbagliamo. Sì. Senti, qual è la canzone che ti ha fatto innamorare invece, in amore, insomma, non, poi ti chiederò magari anche quella che ti ha fatto innamorare della musica, del teatro. Guarda, mi ha fatto innamorare Non si può morire dentro. Bellissimo, Gianni Bella. Aspetta, mi pare che fa, mo non so se posso sentire. Non si può morire dentro, perché dentro morirei. È questa qua. Gianni Bella, grandissimo artista. Si può morire dentro, perché dentro morirei. Hai capito che roba? Là dobbiamo fare uno spettacolo insieme, si mette pure a cantare. Ma maestro, tu sei il maestro, io diciamo che mi piace cantare, mi è sempre piaciuto, ma più di quello non so fare. Uno dei cruci della mia vita è non aver poi imparato a suonare uno strumento. Senti, tu sai che io così passo proprio di palo in frasca. Questa mia idea modestissima mi è nata dopo quello che è successo. E cosa pensi sarà di noi, del nostro lavoro? Io più che penso è un augurio che dobbiamo farci, no? Quello di poter ripartire assolutamente presto. Credo che sia stato sciocco quello che è stato fatto ultimamente nel dover riaprire i teatri con quelle condizioni, diciamo di ristrettezza per quanto riguarda il distanziamento fisico, ma è stato solamente secondo me una mossa politica per non pagare più quelli che possono essere i famosi contributi. Io mi auguro fortemente che il teatro a tempo pieno riparta da gennaio, Sandro. Sì. Prima dobbiamo pensare a una delle soluzioni al cielo aperto, e questo fino a ottobre ce lo consente poi il clima romano, quindi speriamo di trovare degli imprenditori o comunque delle persone che possano comprendere che oggi più che guardare l'aspetto economico dovremmo riguardare l'aspetto di voler ricominciare. Un attore oggi secondo me non deve chiedere quanto mi dai, ma dammi l'opportunità di ripartire. Sì, sì. Questa secondo me è la cosa importante. Io diciamo con gli artisti con i quali collaboro stiamo facendo delle cose del genere. Io l'altra sera ho fatto una cosa proprio su una piattaforma, però vabbè, non voglio però parlare di me. Ascolta una cosa, e invece qual è la cosa che tu pensi che potrebbe veramente riportare su giusti binari, insomma, il discorso economico, perché poi è quello, cioè noi andremmo a volte anche a recitare, a cantare, se fossimo ricchi ci andremmo anche gratis, però questo non è possibile. Quindi che cosa pensi che adesso proprio, dai, anche perché ecco, voglio dire una cosa, se sei sempre, io chiedo la sintesi perché questo è un incontro che noi facciamo molto breve, quindi mi piace parlare il più cose possibile. Tu hai anche un ruolo istituzionale, insomma, sei anche, diciamo... Sì, è responsabile dell'area cultura, ecco, delle Agri di Roma. Ecco, per questo ti faccio artista. Questa domanda ben precisa, cioè cosa faresti proprio? Guarda Sandro, io ho imparato una cosa nella vita, che da solo non fai niente, in due sei una squadra. Il che significa che oggi la cosa importante per poter far ripartire gli artisti è la coesione, e cioè unirsi veramente, perché poi l'artista è un... No, è, sostanzialmente un singolo, un egoista, è un, no? Solitario. È un solitario, un solista. Ecco, secondo me attraverso l'unione si può ripartire, perché l'unione fa il teatro, l'unione fa la forza, l'unione fa spettacolo. Sono d'accordo. E quindi attraverso solamente il dover credere nel non credere più nel proprio orticello. Cioè oggi il proprio orticello in questo momento non esiste più, cioè non c'è più un artista al di là di quelli che possono essere i nomi grandi, no? Che lavoreranno sempre, no? Neanche a fare nomi, diciamo, importanti. Però a certi livelli bisogna unirsi affinché si possa creare una sinergia tale, una forza tale, di avere la forza per poter poi andare a bussare le porte giuste, Sandro, perché da solo non fai niente. Senti, allora, visto che insomma, come ero sicuro che con te avremmo preso anche dei discorsi seri, però vorrei tornare un attimo al gioco e ti faccio un trabocchetto. Sì. Visto che io quando, adesso svelo una cosa, quando insomma con gli amici io, bene o male, vado tutto a braccio, però già delle idee me le faccio, e poi mentre sistemo qui e monto il baldacchino faccio delle domande magari, e allora prima gli ho fatto una domanda sulla musica,
E lui mi ha detto addirittura una cosa che a me ha fatto piacere, perché io li reputo dei grandi, sì, poi io nella vita ho ascoltato pure Pink Floyd, ho sentito i Led Zeppelin e i grandi autori, però insomma io ho amato pure Ricchi e Poveri. Allora voglio dire, se tu ti ricordi questa canzone qua, ho preso la chitarra e suono per te, amore, amore, amore. E quello che so dire e tu mi capirai. I prati sono in fiore. I prati sono in fiore. Profumi anche tu. Facciamo pure io. Cioè, adesso voi non lo sapete, ma qui noi di fronte abbiamo un prato. Se ci sente qualcuno, sì, siete guardarci così che fa. Ma questo è bello. Profumi anche tu. Ma questo è bello. No, ma il bello è questo. Noi non no? abbiamo niente contro nessuno. No, poi ci abbiamo assolutamente. Poi c'è il vetro. Senti Paolo, mannaggia la miseria. Era la prima cosa bella, no? Che poi bella. Cantarono in coppia con Nicola Di Bari. Scritta Nicola Di Nicola Bari, Bari la guarda, cantarono in coppia con Nicola. Io credo, io su questo sono veramente esperto, però c'ho un attimo di dubbio, però credo che addirittura il testo di questa canzone sia di Mugola e la musica di Nicola Di Bari. Potrebbe darsi, è però molto ecco io, probabile. I miei ricordi affondano sono nella... Sono quasi sicuro, però non ci giurerei. Senti, io credo che tu sei uno di quei personaggi che... Un po' da romanzo criminale. Proposito, no, questa prima che chiudiamo voglio dire, che cosa ti succede ancora per strada? È che ogni tanto qualcuno mi ferma e mi dice, secondi, ripiamese Roma. Cioè, nel senso che pure mi è successo spesso e... perché avendo fatto parte appunto della serie di romanzo criminale, quella dove facevo il secondino del libanese, tuttora oggi c'è qualcuno che mi ferma e mi dice, ma a secondi, oh, lascia il libanese in pace, che io sto sempre a mettere le mani addosso. Ancora vi ricordate di me, io cerco di non nascondermi, invece bellissima, grandissimo Francesco Montanari, è stata però una delle esperienze più belle, perché iniziavano dei giovani attori, perché Francesco Montanari, no, tutti quelli che fanno parte di Romanzo Criminale erano giovanissimi, sì, uscivano da poco dalla Lewis, e addirittura la mattina, vi dico questo piccolo curiosità, sono cose questa più piccola belle, curiosità, poi. La mattina arrivavano, andavo in sala trucco tutti quanti e mi davano del lei, buongiorno come sta, Francesco, avete visto Francesco Montanari quando c'è il libanese, buongiorno come sta bene, che posso mettermi? Io dicevo, ma me dovevi dare tu, che tra poco mo cominciamo. E un'altra cosa che mi ricordo è che noi parlavamo del bene e meglio, poi prima di iniziare il ciak mi cominciava a dire, a fio de qua, a zozzone, a maledetto, che si caricava per, si poi, caricava dopo fare, per poi dopo fare, cioè bellissimo ricordo. Senti, io stavo dicendo appunto che con te bisognerebbe fare una puntata d'un'ora. Ma sì, però con tanti altri voglio persone. Prendere un insegnamento di Lando Fiorini. Grande Lando, il quale diceva sempre negli spettacoli, andatevene sempre un attimo prima di cominciare a rompi coglioni. Amo rotto, io rotto, Sandro. Ciao no. Paolo, grazie per essere stato grazie qui. Grazie a te, è stato veramente un piacere. Mentre vado a spegnere la macchina, sì, reggi qua perché c'è un po' di vento. Reggo io. Ciao. Grazie, ciao Sandro, ciao.